Eccoci qui, siamo giunti alla terza domenica di Avvento e parliamoci, si ritrova con questi nostri amici. Ecco, il verbo di questa terza domenica è accompagnare. Anna Maria, a cosa ti fa pensare questo verbo dell'Avvento di quest'anno, accompagnare? A me fa pensare, diciamo, alle mani. Perché le mani le vedo, diciamo, come un elemento che accompagna qualsiasi persona, un bambino, le persone in generale, verso un cammino, verso qualcosa, diciamo, verso il futuro, verso appunto un cammino abbastanza lungo. Sì, credo che è bello pensare alle mani come motivo di accompagnamento, il darsi le mani, il sostenersi vicendevolmente. Aiuta ad accompagnare l'altro, a sentirlo vicino e a sentire la forza dell'altro che accanto ci sostiene e ci incoraggia. Il Signore è quello che ci dà le mani, le sue mani, per sostenerci nel nostro cammino. Paolo, accompagnare, a che cosa ti fa pensare? A me invece fa pensare alla parola famiglia. Interessante questo termine. Perché questa parola? Perché la famiglia è il nucleo principale che vede nascere un individuo, una persona, e lo accompagna educativamente fino, diciamo, alla morte. Quindi è un centro, è un luogo dove sentirsi al sicuro ed essere accompagnati per tutta la vita. Questo è importante, perché in effetti bisogna accompagnare le persone e la famiglia è il luogo primario per far sì che questo accompagnamento dimori. Elemento importante dell'accompagnare l'ha vissuto proprio Gesù, nel lasciarsi accompagnare dalla sua famiglia e nell'accompagnare al tempo stesso la sua famiglia. Francesco, accompagnare, questo verbo, a cosa ti fa pensare? Condivisione. A me fa pensare alla parola condivisione, perché, diciamo, quando noi vogliamo accompagnare, stare in qualche modo vicino a qualcuno, dobbiamo in un certo senso condividere anche quello che sta provando per capirlo, quindi condividere le sue gioie e le sue sofferenze. È vero. Ebbene, l'immagine di questa terza domenica di Avvento è quella di Giovanni Battista, il quale ha voluto accompagnare il popolo di Israele a conoscere Gesù, ha offerto le sue mani, cioè tutto se stesso, ha condiviso con loro il cammino del popolo di Israele per preparare le strade al Signore, ha fatto sì che noi tutti fossimo una famiglia, che il popolo ebreo sperimentasse questa situazione e che noi ancora oggi continuassimo a vivere così. Lasciamoci accompagnare dal Signore, perché nel nostro cammino di vita possiamo sentirlo vicino e vivere, continuare a vivere questo avvento.